prego. Stato apposta in modo che siate tutti quanti seduti. Key Partners Account Manager Panasonic Connect. Prego. Mi sentite? Ok. Sì, prego. Okay. No, più vado avanti ad ascoltare le presentazioni, più sento che le aziende che fanno tecnologia hanno una grossa responsabilità sulle spalle, no? Cioè quella di riuscire ad essere in costante ascolto e interpretare poi i bisogni trasformandoli in soluzioni, no? Quindi l'impegno che ha Panasonic sul mercato è davvero importante, a noi lo insegnano appena arriviamo in azienda, no? Essere predisposti all'ascolto ed essere sempre nelle condizioni di poter cambiare un po' gli scenari, no? Perché siamo in un mondo così mutevole che questo è di fatto il primo valore su cui poggiare qualsiasi proposta verso il mercato. Noi facciamo molte cose in ambito portuale, sostanzialmente il nostro dominio si occupa di soluzioni per la mobilità. Quello che facciamo è tentare di avvicinare la tecnologia agli operatori, quindi dando soluzioni di informatica mobile, computer, PC, a coloro che vivono in un contesto molto lontano dall'impiego della tecnologia. Quindi nel caso di tempeste, di mareggiate, di piogge improvvise, spesso i nostri utenti, gli operatori che utilizzano le nostre tecnologie, non hanno neanche il tempo di andarsi a riparare, quindi dovranno necessariamente oggi e domani completare le loro operazioni, le loro transazioni sotto appunto questo tipo di intemperie. Le nostre tecnologie sono realizzate proprio per rispondere a questi bisogni e sono poi risultato delle necessità che nel tempo abbiamo raccolto anche dalla logistica portuale, intermodale, dove abbiamo avuto un basket importante di informazioni da poter mettere in ingegneria, da poter portare all'ingegneria affinché diventassero soluzioni. La gamma dei nostri prodotti è questa, ma non voglio starvi a tediare, visto poi l'orario, mi sembrerebbe è poco in sincronia con la cena che ci aspetta, quindi non vi parlerò di hardware, di ferro, credo sia una cosa del tutto inutile ora. Se avete necessità, chiaramente saremo anche qui domani e potremo raccontarvi alcuni casi che ho rappresentato in queste slide. Collaboriamo con aziende di software applicativo che installano poi le loro applicazioni appunto per la gestione dei processi di logistica in ambito portuale intermodale sui nostri prodotti. Abbiamo dei servizi di assistenza personalizzati per i nostri clienti. Realizziamo delle integrazioni su mezzi, quindi che siano dei veicoli, dei portacontainer, qualsiasi tipo di mezzo utilizzato in ambito portuale può essere integrato con le nostre soluzioni. E tutto questo si accompagna con appunto una sensibilità che va sempre nella direzione di accogliere i bisogni. Questi sono sia diciamo negli ambiti commerciali e poi le applicazioni nuove che stiamo vedendo sul mercato relativamente alla logistica portuale. Noi abbiamo implementato soluzioni per il controllo del timone, il carico, l'attracco, la sicurezza, la gestione del last chance e quindi situazioni critiche. Immaginate che la tecnologia in questo momento sta andando nella direzione di porsi la questione anche di aiutare gli operatori ad essere supportati in un momento critico che potrebbe essere anche un malore, no? Quindi l'operatore nel momento in cui perde la soluzione con cui opera potrebbe segnalare in maniera automatica una condizione di rischio ad una SOC, ad una control room e quindi poter ricevere un tempestivo intervento in soccorso. La tecnologia si sta espandendo, sentivo della necessità di essere sempre più collaborativi. Se la tecnologia è espressione dei bisogni dell'umanità, questo sta capitando. Questo sta capitando perché le tecnologie tra di loro diventano sempre più collaborative. Quindi un'accelerazione da questo punto di vista. È un'accelerazione davvero forte. Tutta la sensoristica, l'IoT di cui abbiamo parlato, no? Tutta la necessità di muoverci verso un networking più evoluto, in grado di poter trasferire più informazioni che non siano solo dati, ma video, immagini. Ecco, questa necessità qui è determinata dalla volontà di poter soddisfare più requisiti, anche quelli della safety e della security. Quindi sono temi su cui Panasonic in questo momento sta
lavorando seriamente per avere soluzioni sempre più complesse dal punto di vista, diciamo, dell'ingegneria, ma molto amichevoli nell'uso per gli operatori. Io ho un... Devo darle 3 minuti. Sì, ho questa slide che riassume un po' quali sono i pilastri della nostra crescita, ma credo che la cosa più sensata da fare in questo momento, lo chiedo alla regia, sarebbe quella di mandare il video della case history, di Interporto di Padova, che racconta un po' la nostra presenza in ambito portuale. Poi il secondo video lo diamo in chiusura. Il processo di digitalizzazione ed ecosostenibilità sono concetti sempre più complementari. Ecco come Panasonic sostiene i suoi clienti quando si parla di efficienza e approccio green. Con più di 1 milione di metri quadri di superficie, l'Interporto di Padova si trova tra vie di comunicazione stradali, ferroviarie e portuali, nevralgiche per il nord-est italiano e l'Europa. 310.000 container movimentati e oltre 6.000 treni ogni anno. È a partire da questi numeri che l'Interporto di Padova basa la propria leadership a livello nazionale nell'infrastrutturazione, sviluppo e gestione di piattaforme logistico intermodali per il trasporto merci. La missione principale dell'Interporto è quella di sviluppare traffico intermodale, incentivando l'utilizzo del trasporto su rotaia in alternativa al tutto strada per le tratte lunghe. Un modello che ci permette di essere tra gli attori protagonisti della svolta green, tema a noi molto caro. Interporto Padova ha posto al centro della propria strategia la sfida imprenditoriale di investire in infrastrutture, tecnologie e servizi. E per essere leader in questo complesso mercato globalizzato è fondamentale puntare sull'innovazione, passando ad esempio dalla digitalizzazione del flusso. Come i nuovi gate automatizzati che regolano in modo istantaneo l'ingresso e l'uscita dei mezzi responsabili dell'ultimo miglio. In questo modo i camion eseguono l'accesso in tempi rapidi, riducendo notevolmente costi e rilascio di gas inquinanti. Dovevamo estendere la visualizzazione e la gestione delle operazioni in tempo reale anche agli operatori di terra e sui mezzi di movimentazione. Questo step era fondamentale per poi continuare con i processi di automazione dei gate stradali e ferroviari e in futuro per la movimentazione in generale nel nostro terminal. Per fare questo l'Interporto di Padova ha scelto di adottare la tecnologia Panasonic. I tablet Fully Rugged Toughbook sono infatti parte della dotazione del personale che tramite dispositivi e un software dedicato può gestire le operazioni di lavoro senza soluzione di continuità. I Toughbook G1 vengono utilizzati tutto il giorno e tutti i giorni dagli uomini a terra, che effettuano sotto pioggia, neve o sole battente le delicate operazioni di check per l'abbinamento carro-unità lungo i binari. Gli operatori ricevono e inviano continuamente informazioni dal G1, che attraverso la connessione LTE garantisce la continuità del flusso, anche attraverso alte sovrastrutture metalliche come gru e altissime pareti di container. Il Toughbook G1 è progettato e testato per resistere a condizioni estreme e il suo ecosistema completo di accessori e periferiche ne permette l'utilizzo in qualsiasi ambiente, sia che lo si porti a mano o montato su veicoli. Troviamo il G1 anche negli abitacoli dei mezzi di movimentazione container. In questo modo le informazioni relative alle operazioni sono trasmesse in tempo reale anche ai loro conducenti. Le forti vibrazioni e le temperature estreme non fanno paura. Anche grazie a questa tecnologia siamo riusciti a digitalizzare una serie di operazioni finora gestite con carta e penna. Un notevole passo avanti in termini di produttività, affidabilità e trasmissione del dato, nonché di risparmio di materiali consumabili. Tutto questo testimonia ancora una volta come la tecnologia deve agevolare le operazioni senza creare complicazioni, creare opportunità di sviluppo e salvaguardia ambientale. Questo è quello che i leader del mercato pretendono da un prodotto professionale. Questo è quello che Panasonic offre da sempre. Ecco, le dicevo, chiudiamo qui, credo che sia stato sufficientemente esaustivo, no, per raccontare quello che facciamo. L'unica cosa che volevo in qualche modo evidenziare è che Interporto di Padova, così come Messina Line, così come Tarros, così come Spinelli, visto che siamo a Genova, è giusto citare i clienti che utilizzano Panasonic nelle loro aree portuali, non sono per noi dei clienti, sono dei partner con i quali abbiamo iniziato a collaborare, esatto, per capire quali fossero i veri problemi da risolvere. Soltanto lo scambio genera valore. Certamente, comunque guardando il video dell'Interporto ho immaginato per un attimo il presidente Pasqualetti che si groggiolava sulla sedia a guardare tutto il suo video. Mi dispiace che non sia qui adesso. Va bene, io la ringrazio. Grazie. Passo la parola al dottor Lubrano, sicuramente l'applauso è